Buongiorno a tutti dal vostro milanista Pat, siamo qui in questo post partita Torino Milan. Mamma mia, mamma mia, cosa abbiamo visto? Mi vengono quasi le lacrime agli occhi per questo Milan. Manca poco, l'ultimo sabato forse può finire questo. Questa speranza per noi può finire in maniera positiva. Una volta ci sono dei casi di classifica borsa che non vedono sfavorevoli a noi. In maniera molto strana, perché l'Atalanta che ha preso appunti con noi, se dovesse perdere l'Atalanta e tutte le altre vincere, potrebbero arrivare a fine stagione con una classifica borsa in caso che noi andessimo a vincere con l'Atalanta. Poi non so se andessimo a vincere lo scontro diretto, magari 3-0 con l'Atalanta, non lo so se poi cambierebbe la situazione. Però in caso di classifica borsa di pari da punti andrebbe a favore dell'Atalanta e il Milan, certo, in Europa League, la Juventus clamorosamente andrebbe in Champions League, quindi sarebbe l'apoteosi in questa situazione, e non avrebbe servito niente pure la vittoria di Juventus. Speriamo non accade questo, perché io intanto non penso che l'Atalanta vada a perdere comunque col Genova. Poi quando gioca, ancora non mi ricordo quando gioca l'Atalanta, si gioca direttamente sabato o domenica. Noi giochiamo, so, domenica sera. Se non erro, comunque noi giochiamo di domenica. La Juventus giocherebbe alle 6 contro l'Inter a Torino, e la Lazio andrebbe a giocare sabato sera in derby della capitale, Roma, Lazio, Lazio Roma, come sarà non mi ricordo. Ma in Milan, intanto, con qualsiasi caso, classifica borsa o no, deve, in Milan deve andare contro i Cagliari e vincere quella partita. Vincere quella partita, perché questa. In un prossimo video. Magari, chissà, fa qualche giorno, sabato, domenica, lunedì, questa la riapro. Non ora. Daga, però magari il prossimo video, non il prossimo sicuro, perché il prossimo comunque sarà il pre partita, salvo novità importanti dai campi, questa non verrà riaperta sabato per il pre partita. La prendo, questa, oh, la prendo e la porto. E parliamo del 7-0, perché ho visto Mina con i contro. Avete capito? Ha visto Mina con gli attributi, diciamo con gli attributi. Mina che l'ha meritata la vittoria, ha esagerato con il risultato, ma ha continuato, perché poi in questo momento in campo, nella parte del campionato, gli scontri diretti sì, sono importanti per prima, però in caso può servire pure la differenza reti, ma con l'Atalanta è irraggiungibile la differenza reti. Io penso sia irraggiungibile. Però poi ancora altri occasioni potrebbero magari servire la differenza reti. E non si sono fermati, hanno fatto quello che dovevano fare.
grandissimi ragazzi, perché io sono convinto che questa squadra può arrivare in Champions, e ci siamo quasi, come dicevo su TikTok, la Champions è dietro alla porta e dobbiamo essere noi a saperla aprire. Noi con la vittoria di ieri abbiamo già appoggiato la mano sulla maniglia, pronta alla prossima a fare così. E aprire e vedere cosa c'è. Ma poi con i clamorosi risultati della classifica avulsa, possiamo pure fare così e richiedere contro il vento che ci impedisce di aprire questa porta e che la richiude. Ma noi dobbiamo essere pronti a fare di nuovo così e andare proprio a riaprire la porta, vincendo magari pure l'ultima, perché se poi vince l'Atalanta, che rimane magari indietro perché ha perso con il Genoa, che è la classifica avulsa. Ecco, se vinciamo noi con l'Atalanta siamo in Champions. Un po' comincia a essere chiara la classifica avulsa. Comunque, il video finisce qua. Grandissimi ragazzi, ancora un gol di lacrime negli occhi per quello che ho visto ieri. Grandissimi ragazzi. E comunque il video finisce qua. Vi invito a mettere un like, condividete, commentate questo video. Iscrivetevi sulle pagine social, Facebook, Instagram, mia Insta Patria, TikTok, mia Insta Patria Official. Pure sul mio canale YouTube, mia Insta Patria. Clic, iscriviti. Clic sulla campanellina per non perdere i prossimi video, che saranno video magari speriamo più allegri dei scorsi video. Un saluto, la prossima inizia parte, ci vediamo sabato.